sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Buongiorno. Ciao a tutti. Allora ragazzi, noi in questo periodo che siamo un po' fermi, diciamo, no? Abbiamo deciso di intraprendere un nuovo progetto, un nuovo percorso che affronteremo alla nostra maniera e con il nostro stile di fare le cose. Che ci contraddistingue proprio. Sì, per l'appunto in questo periodo non c'è possibile viaggiare perché dobbiamo sistemare delle cose lavorative, però noi non ci fermiamo mai ugualmente. Allora nei nostri ritagli di tempo abbiamo pensato bene di ridare vita a una cosa che appartiene già a Coppia Avventura. Sì, e che è stata ferma per un po'. In realtà è un po' ferma, quindi il stare fermo un po' di tempo vuol dire anche ripartire da zero. Tanto e ve lo andiamo a presentare. Lo starete già vedendo in un angolino, per ora ve lo facciamo vedere. Eccolo bene. Qua, il nostro nuovo progetto. Un Bedford del 1982. Adesso iniziamo a darci un po' una svuotata, perché è stato usato un po', diciamo, non tipo magazzino, però quasi. Ma adesso gli diamo una nuova vita. Ne ha bisogno, sì, sì, ne ha tanto bisogno. Iniziamo. Sì, con la maniglia che già si apre male. Vediamo un po' dentro. Comunque sì, notate, è già stato a Capo Nord, ha già fatto un po' di giri. Eccolo. Eccolo, il nostro ripostiglio. Via, non ci perdiamo d'animo, iniziamo a svuotarlo, vediamo cosa ne esce fuori. Com'è, amo, la situazione? Guarda, sembra peggio di quello che è. È uscita intanto questa roba qua solo dalla parte dietro, eh? Fili, filamenti vari. Si inizia a intravedere. Sì, sì, diciamo, il fondo. Si a intravedere com'era, diciamo, strutturato prima, in maniera molto semplice, alla fine un letto, un mobilettino e un fornello che si appoggiava a volante. Ora lo facciamo bello. Ora smontiamo tutto, vediamo cosa c'è lì sotto. Secondo me esce qualcosa anche da lì sotto, eh? Sì, sì, l'idea ora è di vuotarlo completamente e ripartire da capo. E ripartire da capo, perché c'è da vedere la vecchia coibentazione che era stata fatta, quindi va smontato il tutto, sistemarlo, togliere sedili, ripristinare i sedili perché da una parte sono rotti. Insomma, un po' di cosine, ma via. Adesso vado a cercare un cacciavite e tiriamo via il letto intanto. Beh, Piero ha fatto molto molto spartano, come parte questo. E sì, diciamo che ora si rifà tutto, si rifà tutto. Ma poi si dipinge, insomma, si pittura. Via. E anche questa è andata. Smontiamo la dispensa. A vedersi un po' di spazio, eh? Oh, è tutto un altro effetto, eh? Sì, si direbbe cacciavite. Voglio che va questo. Cacciavite. Prendiamo viti. Dove abbiamo messo il cacciavite, amore? Vado a cercarlo. Allora,
Adesso si passa la parte davanti. Oh, è grosso, eh? Ora, senza nulla togliere al nostro Discovery. Senti come rimbomba, oh. Questo è tutto un altro spazio. Sicuramente diventerà il fratello del Discovery. Quello è poco ma sicuro. Allora, a parte che oggi sono 40 gradi, noi si fanno sempre questi lavori in queste occasioni. Nei momenti migliori. Sì. Ok. Allora, segniamo. Carta e penna, ce l'abbiamo. E si iniziano a segnare 2-3 punti. Sì. Allora, la batteria. Gli amperi li abbiamo letti fuori, poi sì, li cerchiamo. Sì. Poi ci abbiamo da prendere la schiuma poliuretanica. Che giustamente... La Mary ha fatto notare di coprire tutti questi buchi che ci sono un po' in certo. Giro dappertutto. C'entra il freddo e c'entra il caldo. Brava. E gli animali. E gli animali. Schiuma. Poi un impregnante neutro, almeno diamo una pitturata ai legni. Cosa dici? Ma li facciamo bianchi o lasciamo neutri? Non lo so. Bianchi. Bianchi. Oh, se qualcuno di voi ha qualche idea e ce lo vuol far sapere. Tutte le idee sono ben accette. Impregnante poi, neutro. Neutro. Però se poi vogliamo farli bianchi con l'impregnante. Vabbè, intanto te segna impregnante. Poi. Un po' di insetticida. Così almeno gli diamo una risanata tra tutte queste zanzare che ci sono dentro. No? Anche perché a me mi stanno letteralmente mangiando. E per il momento si può dire basta. Le tre cose. La bacchetta magica? La venderanno? Ma si può provare. Vabbè, poi ci sono da prendere le varie parti, quei tre pezzi del motore, però quello lì è un altro discorso e ne parliamo poi in un altro video. Tanto iniziamo con rifare l'interno. Sì, noi si parte dall'interno. Poi il motore. Ma il motore funzionava, eh? Certo, il motore è nuovo. Ah. Ok. Bene, sotto 40 gradi, però siamo riusciti a ottenere quello che volevamo per oggi, dai. Sì, per oggi sì, se non altro l'abbiamo vuotato, in modo da renderci anche conto se... Che è sano ancora, meno male. Che è tutto per bene. E quindi anche per avere un'idea di spazi reali, di dove ci possiamo poi comunque lavorare. Sì. Faremo una cosa abbastanza semplice, però molto pratica, per come siamo noi. Utilizziamo... Vogliamo riuscire a farci entrare il gabinetto. Sì, l'abbiamo messo in macchina. Quindi... La cucina. Il letto. E un mobiletto giusto per... Cioè, niente di chissà che, però... Bisogna riuscire allora, materiale ne abbiamo bene gli spazi. Perché diciamo i moduli della camperizzazione della macchina che avevamo sul Discovery, cioè che abbiamo sul Discovery, sono tutti removibili e quindi forse una parte li possiamo anche adattare qua per quando andremo a usare questo e una parte faremo delle cose fisse proprio solo per il nostro Bedford. Sì, cioè, così almeno. In modo da poter usare i due mezzi a seconda di dove vogliamo andare, a seconda del periodo e di come organizzeremo della distanza, i nostri viaggi, della distanza. Chiaramente, diciamo, questa impresa sarà diversa perché con il furgone è completamente tutto, diverso, sì. I tempi, le tempistiche diciamo di viaggio sono diverse perché... Non è moderno. È un'altra filosofia di viaggiare. Sì, ma noi che ci appartiene anche con tutta la nostra calma, cioè non abbiamo fretta, non abbiamo... Però tipo ci sta anche la possibilità di fermarsi un po' di più, perché magari ti puoi fermare 2-3 giorni avendo anche la doccia, il gabinetto e tutto, senza dover per forza andare a cercare un'area sosta per farsi una doccia. Sì, anche perché ragazzi, vi svelo un segreto. In questi giorni abbiamo fatto un po' di giri, ma molto vicini a Lignano Sapia d'Oro, siamo stati a Roma, siamo stati a Sanremo, tutto questione di 2-3 giorni. E nel Discovery c'è veramente caldo. Sì.
gli spazi sono piccoli Cioè, più che altro da qui a qua sopra, qui almeno, tieni che facciamo vedere, cioè, ci si sta. Così, se uno si siede anche a fare un night test, cioè, abbiamo sempre il nostro spazio, sia per mangiare, per poter lavorare, per poterci vivere, senza dover per forza stare tutto il tempo così. Come avrete visto nel video, quando siamo andati a Capo Nord, Praticamente si si viveva beveva e si mangiava da sdraiati, sdraiati. sì. Però è bello anche quella, è una sfida che ci siamo posti e che comunque l'abbiamo Oh, comunque le affrontata zanzare mi bene. uccidono. Niente, una volta poi completato, chissà. Ci sarà da studiare gli spazi per vedere un attimino dove mettere al meglio un po' tutto, però. Sicuramente Teddy sarà felice perché avrà i suoi spazi, anche se lui avete ben visto che di Problemi non se spazio ne fa. non se ne Ce fa. lo toglie a noi lo spazio, quindi lui è bello tranquillo. Chissà se si riuscirà a portare con il Bedford il fratellino di Teddy, Il mitico Rocco. Rocco, che è un gatto, ma che in casa vivano in simbiosi e magari. Io ce lo vedo già, Rocchino. Gli facciamo lì sopra una bella mensolina, lui si mette lì tranquillo. Chissà, forse per viaggi brevi di un paio di giorni lo portiamo con noi, così ve lo facciamo conoscere. Va bene, ora cerchiamo di dare una sistemata a tutto quello che abbiamo buttato fuori. Sì, ora non lo rimettiamo tutto dentro, No, tutto eh? no. No, diciamo che abbiamo una struttura, delle strutture da poterci mettere dentro tutta la parte di legni, attrezzi che abbiamo tolto da qua dentro, in modo da lasciarlo libero, respirare, dargli un po' d'aria e via. E via. E noi andiamo a casa a fare una doccia che siamo praticamente Sì, zuppati, proprio fradici. caldo, caldo, caldo. Va Viva bene. l'estate! Ciao a Ciao a tutti. tutti!